brano del Vangelo che abbiamo ascoltato stasera si apre con una richiesta da parte degli Apostoli rivolta a Gesù. Gli Apostoli che dicono al Signore, viene chiamato, Gesù viene chiamato il Signore, e dicono, ricordate cosa dico, accresci la nostra fede. Questo chiedono gli Apostoli. Nel Vangelo di Luca più volte Gesù, anche negli altri Evangeli, ha messo in evidenza, più volte ha detto agli Apostoli, come mai avete poca fede? C'è un momento in cui anche Pietro dice uomo di poca fede, mentre altre volte Gesù loda la fede di persone che non aveva scelto lui, dice la fede ti ha salvato, gente ammalata, peccatori che si rivolgono a Gesù, e Gesù dice credi che io ti posso fare questo? Certo che lo puoi, la tua fede ti ha salvato, dice Gesù. Mentre adesso sono proprio gli apostoli, quelli che lui, in fondo gli apostoli sono quelli che Gesù ha chiamato uno per uno, che lo stanno seguendo, da un certo periodo stanno con lui, condividono le giornate, i momenti difficili, belli, tutto condividono di Gesù. Adesso lo senti il bisogno di accrescere la nostra fede, come mai? Beh, se voi andate a leggere l'inizio di questo capitolo 17 del Vangelo di Luca, noi abbiamo cominciato a leggere dal versetto 5, se leggete i 15 versetti si capisce, la liturgia non ci fa leggere, però chi Gesù ha detto, ha invitato i suoi a perdonare, se un fratello ha sbagliato chiede, e si pente, tu lo devi perdonare, e se ti si pente tante volte perché ha sbagliato, tu perdona, dice Gesù, se lui ha desiderio di cambiare io, tu perdona. Allora forse la richiesta di fede da parte degli apostoli è determinata da questo invito pressante che ha fatto Gesù a perdonare. Cosa vuol dire perdonare? Se uno ti ha fatto un torto, e nella vita a volte ci facciamo i torti scambievolmente, anche all'interno delle famiglie, a volte senza volerlo si fanno i torti l'uno all'altro, incomprensioni. E allora uno poi dice, ma chi tocca perdonare? Lui è più piccolo, io sono più grande, chi deve fare il primo passo? Gesù dice, tu perdona. Cioè, fai dono ancora, perdona. Se dividiamo la parola per e poi dono. Fare dono per amore. Fare dono ancora di un gesto di bontà, di un gesto di affetto, di attenzione. Questo sta dicendo il Signore Gesù, e gli apostoli si rendono conto che è difficile perdonare, è difficile, se accresci la nostra fede, si rendono conto che il perdono, questo far dono all'altro di un gesto di gratuità, di amore, di attenzione, è difficile, viene dall'altro. Solo se c'è presente Dio nella nostra vita, si rendono conto gli apostoli, allora sarà possibile, se no da soli non ce la fanno. Guardate, questa è un po' l'esperienza che facciamo tutti. A volte mi ha offeso, mi ha schiacciato la testa. Una mamma che ti viene a dire, mi ha offeso, figlio mio, l'ho portato io, oppure il figlio, mi ha offeso, non mi ha lasciato questo o quell'altro. Gesù dice perdono. Guardate, davvero è difficile perdonare, soprattutto se abbiamo ricevuto delle offese, perché a volte oggettivamente subiamo. Allora si tratta di guardare lui, dobbiamo imparare a guardarlo davvero, Signore Gesù. Signore Gesù in croce, dalla croce. Guardate, quelli che lo stanno mettendo in croce, che lo stanno ammazzando. E Gesù dice, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Allora, vedete, aver fede, che cosa vuol dire? Gesù dice, loro chiedono, cresci in noi la fede. Vedete, aver fede non
significa credere in determinate verità. Aver fede è farsi abbracciare da Gesù e ricevere il suo respiro, la sua vitalità, la sua passione d'amore, la sua capacità di essere gratuito. Gesù è gratuito nell'amore. Gesù ci perdona tutti. Gesù ci presenta un Dio che è misericordioso. Proprio al capitolo 15 del Vangelo di Luca, Gesù ha fatto di tutto per, attraverso il racconto di tre parabole, a manifestarci il volto di Dio che è misericordioso, che la sua gioia sta nel perdonare, nel metterci in piedi, nel darci un respiro, nel renderci partecipi della sua vita. Allora aver fede significa accogliere nella nostra vita il bacio di Dio, il respiro di Dio, la bontà di Dio, e fare in modo che la nostra vita sia costruita, animata, dinamizzata dalla stessa passione di Dio. Questo significa aver fede. Consentire al cuore di Cristo, alla bontà di Cristo, di abitare la nostra vita e di determinare i nostri atteggiamenti. La fede, questo flusso, accogliere questo flusso di Dio, questo respiro di Dio, questa vitalità sua della nostra esistenza, e fare in modo che i nostri gesti diventino espressione di questo perdono di Dio, di questa gratuità di Dio con tutti. E guardate, anche avendo fede, vivendo così, possiamo attraversare momenti difficili. Gesù si è trovato di fronte a momenti difficili. Anche lui nell'orto del Getsemani ha gridato: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché a volte, pur essendo uomini di fede, creature di fede, donne di fede, ci domandiamo: ma perché avvengono questi drammi? E la domanda che si poneva nella prima lettura il profeta Abacuc, non so se ci avete fatto caso: fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti? A te alzerò il grido, violenza e non salvi. C'è tuttavia un motivo a volte di dire a Dio: ma perché avvengono certe cose anche in questa settimana, di fronte a quel dramma che si è vissuto, che hanno vissuto questi fratelli nostri lì di fronte a Lampedusa, di questi morti, questi innocenti? E noi ci domandiamo perché, e gridiamo a Dio come ha gridato Cristo Gesù, lui che ci dice l'autore della lettera agli Ebrei, l'autore, la radice della fede, ma anche colui che porta a compimento la fede nel suo vissuto. Bene, Gesù questa sera ci invita ad aver fede, ma ci invita a saper vivere di fede, dove aver fede non significa starcene con le braccia così o con la mente ottusa senza far niente. Chi diventa un uomo di fede diventa poi un operatore all'interno di questa storia, di una storia nuova. Dio ci vuole all'interno di questa storia artefici. Artefici siamo noi. Certo, alcune cose purtroppo avvengono, però di fronte ad altri avvenimenti siamo noi che dobbiamo creare strategie diverse perché questi fatti non avvengano. Allora l'invito di Gesù: se aveste fede, direste a questo albero: spiantati e piantati nel mare. Poi Gesù dice a chi è uomo di fede, ci invita a saper essere dei servitori in questa società. Siamo tutti fratelli, l'uno al servizio dell'altro. E servitori gratuiti, alla fine il brano del Vangelo: quanto avete fatto questo. Guardate, chi si è cinto davvero durante l'ultima cena è stato Gesù, che ci ha lavato i piedi ai dodici. E lui ci invita a saperci cingere e ad essere all'interno di questa storia, di questo mondo, attenti, attenti, appassionati, perché le cose possono cambiare, perché certi avvenimenti non avvengono più. E allora questo significa essere capaci di rivedere tutti i nostri rapporti economici con le altre nazioni, perché noi oggi ci lamentiamo
perché stiamo vivendo un momento drammatico di crisi. Pensate a questi popoli, questa gente che si avventura e rischia la vita di morire, giovanissimi, mamma con bambini di un anno che partono, donne incinte, perché davvero non ne possono più. Allora, forse come società civile siamo invitati a ripensare i rapporti tra le nazioni, che il mercato non sia l'unico Dio che tutti dobbiamo obbedire, per cui possiamo affamare questo della nazione. Come credenti, come uomini di fede, dobbiamo ripensare tutte le norme economiche, i rapporti tra gli stati, dell'economia, della socialità, tutto va ripensato. Ma pensate che siamo davvero fratelli e gli altri non sono degli invasori, siamo dei fratelli che ci dobbiamo aiutare tutti quanti. Allora Gesù ci dice di saper operare non per un tornaconto personale. Quando ci dice quando avete lavorato seriamente, alla fine dovete dire siamo servi inutili, cioè vuol dire non che la nostra opera non serve, ma gratuiti, quello vuol dire. Abbiamo lavorato non per un tornaconto personale, ma perché davvero abbiamo pensato che nel volto dell'altro c'è il volto di Dio e nel nostro gesto si deve manifestare il volto di Dio, la bontà di Dio nel quale noi crediamo. Allora se operiamo così piano piano cercheremo di costruire una società diversa, saremo noi ad essere gli artefici di questa storia, perché il Signore ha bisogno di noi, Lui ha bisogno delle nostre mani, della nostra intelligenza, del nostro volto, perché attraverso noi può compiere dei gesti, dare un sorriso, sollevare gli altri. E allora ci coinvolge, se siamo uomini di fede, ci coinvolge a essere presenti in questa storia con la passione sua, con il cuore suo, in modo da cambiare i ritmi di questa nostra società. Bene, il Signore è